Il Vangelo di oggi appare piuttosto duro nel messaggio che dà ai suoi interlocutori. C'è una frase che viene in qualche modo ripetuta due volte, per cui rivolgendosi ai suoi interlocutori Gesù dice che i pubblicani e le prostitute li precederanno nel regno dei cieli. Perché il messaggio di oggi è così duro, anche nella forma? E che tipo di suggestione pedagogica possiamo trarre da questo modo di impostare la comunicazione? Ricordiamo, diceva Brunner, che insegnare significa proporre un messaggio, un contenuto a un interlocutore designato. Cioè l'insegnamento non è un vestito buono per tutte le stagioni, in cui qualsiasi tipo di didattica va bene per qualsiasi tipo di allievo, ma sempre devo avere in mente l'interlocutore designato. Oggi il Vangelo ci avverte che gli interlocutori designati sono i capi del popolo, i capi dei sacerdoti, quindi in qualche modo i maggiorenti, l'establishment dell'Israele del tempo di Gesù, che saranno anche coloro che gli saranno più lontani, gli saranno più ostili. Gesù però non lascia nulla di intentato per provare a mettere in crisi quello che è il nodo problematico più difficile, lo scoglio più duro che devono superare queste persone, cioè l'illusione di sentirsi a posto sol perché dichiarano di far la volontà del Padre. Allora, con la narrazione evangelica, con l'episodio che Gesù utilizza, cioè dei due figli, uno che dichiara che farà la volontà del Padre ma poi non la fa, e l'altro che dichiara che non la farà ma poi la fa, costringe gli interlocutori ad uno sforzo di immaginazione proiettiva e in qualche modo a identificarsi nel figlio apparentemente ribelle ma che in qualche misura è fedele nella sostanza, e a riconoscere che è lui che fa la volontà del Padre. Ecco quindi questa difficoltà che Gesù prende di petto, proprio come ogni bravo insegnante, cioè cerca di andare a destrutturare pregiudizi, sclerotizzazioni interiori, tutto quello che può ostacolare il cammino di apprendimento, il cammino educativo, il cammino di adesione al Vangelo del Regno, per cercare di destrutturarlo dall'interno, metterlo in crisi e poi ricostruire in termini positivi. Non è detto che questo riesca sempre. Con i capi dei sacerdoti e i capi del popolo sappiamo che questo al tempo di Gesù non avvenne, ma questo è comunque quello che un buon educatore, quello che un buon insegnante è sempre chiamato a tentare di fare.